vede proprio sfruttare al meglio gli ultimi colpi di mercato, le ultime ore di mercato, e quindi nonostante che il nome di Walter Zullo fosse già in qualche modo individuato come responsabile dell'area tecnica, ci siamo riservati appunto le ultime battute di mercato per cercare di trovare appunto la migliore soluzione. Era l'ultimo calciatore che dovevamo prendere. Il mister aveva fatto richiesta espressa di un difensore esperto e quindi siamo andati sicuramente con la massima certezza a contrattualizzare questo calciatore, che credo sicuramente offra le migliori garanzie dal punto di vista della persona e dal punto di vista del suo curriculum, un curriculum sicuramente che parla chiaro su quelle che sono le qualità del calciatore e sui risultati che lui ha ottenuto appunto nella sua carriera. Quindi non abbiamo avuto dubbio e per noi ha rappresentato l'ultimo colpo in canna, secondo me anche speso bene, nei confronti di questo calciatore. Quindi a conclusione, colgo l'occasione, a conclusione appunto in questa presentazione, per ringraziare la disponibilità anche del calciatore, che qualunque non ci fossi mi hanno riferito che si è reso immediatamente disponibile a venire a far parte della nostra squadra, e vorrei un particolare ringraziamento, a questo punto mi è doveroso, nei confronti di coloro che in questo mese si sono veramente impegnati alla morte, mattina e sera, che vorrei dire anche notte, per cercare di allestire la squadra. Quindi un grande ringraziamento in particolare a Federico Valgagna e anche, devo dire, a mio figlio, che è stato sempre al suo fianco mattina, pomeriggio e aggiungo notte. Quindi sono molto soddisfatto, come ho già detto domenica a fine gara, io credo che questa sia una buona Pistoiese. Abbiamo avuto anche dei segnali importanti nella prima partita di domenica scorsa, quindi voglio augurarmi che si vada avanti. In particolare la cosa che più mi ha soddisfatto è appunto della partita l'intensità e veramente il grande impegno messo da tutti per cercare di vincere la partita e di portarla in fondo. La rosa ora è completata, ovviamente è completata come numero, non è completata come disponibilità, perché sapete bene che abbiamo ancora due o tre giocatori, sono tre ancora in fase di completo recupero, però ecco, sono molto fiducioso perché per quanto ho avuto modo di conoscere i ragazzi ho visto veramente che sono dei ragazzi molto in gamba, alla mano, e mi è sembrato che abbiano in qualche modo subito avuto questa sensazione di attaccamento, si sono subito resi conto di quello che è la città di Pistoia, e la cosa più bella non poteva tra l'altro che evidenziarsi, come avete visto, nel momento in cui a fine gara c'è stata veramente una grande esultanza da parte di tutti gli sportivi, e credo che questo abbia ripagato tutti i ragazzi del grande sacrificio che hanno fatto per portare a terra, per portare diciamo, i primi tre punti alla nostra squadra. Che Vannino è sempre il numero uno in tutto, insomma, credo che abbia dimostrato in qualunque momento, e devo dire che quando non lo dimostra, non solo nei momenti facili, ma nei momenti difficili, lì si vede veramente l'attaccamento di una persona alla squadra e alla Pistoiese. Vannino l'ha fatto proprio anche nei momenti difficili, e ci ha seguito anche quando purtroppo siamo dovuti ripartire dall'eccellenza, e questo credo che sia stata veramente un'ulteriore grande dimostrazione di grande attaccamento. Poi qui ci sono come sempre sia qui che a Vivaio e anche all'altra struttura, location meravigliose, quindi insomma tutte le volte ci dà anche l'opportunità di poter usufruire di questi locali così bellissimi. Quindi insomma aggiungo ancora un grande ringraziamento per l'attaccamento e per quanto ci è vicino. Per noi è l'infa, è il numero uno, l'elemento numero uno che ci fa stare tranquilli, che in qualche maniera insomma sappiamo che in qualunque momento, qualunque siano le situazioni, Vannino c'è, e questo non è cosa da poco. Già ricordarselo sempre. Grazie, sempre giurerà comunque, grazie. Dovere. Grazie, perché sai che lo faccio ovviamente con grande piacere e anche soddisfazione.
soddisfazione, perché poi la mia passione, insomma, a Pistoiese, insomma, ormai da una vita. E quindi grazie. No, grazie a voi di essere qui, in questa struttura. Quando si è pensato anche per queste occasioni, questa è un'occasione che mi fa piacere, importante, perché avere un nuovo calciatore che mi dicono essere anche bravo, e il nostro bomber che già domenica ha dimostrato di essere veramente all'altezza. C'era l'amico Bonetti, domenica diceva, ci ricorda Lorenzo, per noi è stato una bandiera, un grande calciatore, e effettivamente, insomma, dalle movenze un po' ce lo ricordo. Io gli auguro che faccia anche meglio di lui, soprattutto per lui, ma anche per noi. Quindi grazie a tutti voi, e grazie alla società, alla Pistoiese, che quest'anno anch'io credo, senza volermi avventurare in discorsi che poi magari non voglio poi pentirmene, ma dico che la squadra è stata fatta una squadra, anche se con un po' di tempo, perché l'allenatore l'aveva detto, prendiamo al momento opportuno, quindi i giocatori sono arrivati un po' alla spicciolata, ma ora credo che la squadra sia veramente una squadra di categoria, e che sia una squadra, soprattutto domenica si è visto già, nonostante che sia più indietro di altre a livello atletico, però si è visto che messa bene in campo, e i calciatori sanno quello che devono fare. Anche a livello difensivo si è visto già una differenza anche rispetto allo scorso anno, quindi io sono molto molto contento e ottimista per questa stagione. Quindi grazie alla società, e grazie ai ragazzi che faranno sicuramente il massimo per esportare questa gloriosa società in alto possibile, diciamo così. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, e colgo l'occasione per ringraziare il Presidente, perché sentire parole di stima fa sempre piacere, e ovviamente spero di parlare sul campo, ovviamente. Quanto alla Pistoiese, ho sempre seguito l'andamento del mercato in generale, e stavo notando come la società si stesse muovendo comunque con molta serietà sul mercato, e andando a cercare i tasselli giusti. Si è dovuto aspettare l'ultimo giorno di mercato, quindi è stata abbastanza lunga per me, però effettivamente come si è conclusa, poi siamo tutti contenti, e sono io in prima persona contento, perché sono venuto in una società prestigiosa, la storia parla da sola. Il nostro profilo ovviamente è quello del lavoro quotidiano, quindi lavorare per migliorare giorno dopo giorno. Il gruppo è coeso, quindi mi ha fatto una bellissima impressione, e sono contentissimo di essere venuto qui, e adesso bisogna solo lavorare per cercare di dare il massimo. Io ero a Cremona, proprietà della Cremonese. La situazione è un po' particolare lì, perché eravamo un po' di persone che eravamo in uscita, che non entravamo nei programmi della Cremonese, però sì, sono dal 22 che mi alleno lì, ho fatto tutto, quindi fisicamente sono a posto e sono pronto per dare il mio contributo e essere a disposizione del mister, della squadra.